We can start? Yes, please. Ok, ciao a Andrea e ciao a tutti. Allora, qua siamo nella control room di CMS, anche Andrea sembra che sia qui, ma forse non ci sei, Magari. magari. Allora, voi sapete un po' tutto già perché, qua dietro di me vedete Davide, che vi accompagnerà in giro per CMS, quindi scenderà proprio sotto, 100 metri sottoterra, e vi farà vedere tutta la zona proprio di interazione, non esattamente la zona di interazione dei fasci, ma tutto quello che ci sta attorno alla zona di interazione dei fasci, quindi il rivelatore, e intravederemo in qualche modo anche i vari tunnel e le due caverne. State per partire? O non direi ancora? Che possiamo salutare e partire, sì. Ok. Ciao a tutti, ci siamo visti stamattina e adesso direi che possiamo partire. Quindi lascio Chiara il commento iniziale mentre noi ci iniziamo a preparare. Misteremo la control room e poi iniziamo a scendere. Ok. Allora, essenzialmente sarà Davide che vi racconta tutto perché sarà lui con la videocamera, quindi vi commenterà tutto quello che vedrete man mano. E io e Andrea cerchiamo di coprire i buchi quando lui si trasferisce in posti dove non può parlare. May I have a technical comment for the questions? Yeah. Please don't forget to use rather the Q&A or D at R in Italian. For the questions instead of the chat window. Ok, Q&A. Sì. Non so se avete sentito. Quindi come quello che dicevamo prima, per le domande ricordatevi di schiacciare il bottone DNR o Q&A. Come qualcuno ha già fatto una domanda prima. Ok, ecco, perfetto. Quindi perfetto. Continuate, fate tante domande. Noi cerchiamo di rispondere, non è detto che riusciamo. Allora, vabbè, voi qua lo sapete, non so se vi... Non, io purtroppo stamattina non ho potuto seguire, però qua siamo in uno dei punti di interazione dell'LHC, quindi l'LHC è questo acceleratore di 27 chilometri, che è essenzialmente 100 metri sottoterra tra le montagne del Giura e il lago Lemano, e 100 metri sottoterra perché appunto era in una situazione geologica che si pensava più facile per scavare. Ah, mannaggia, scusate. Scusate, sblocco il telefono. Dovresti sentirmi. Allora ti interrompo subito, scusami per mostrarvi l'inizio della nostra visita. Si sente malissimo. Si sente malissimo? Ok, allora magari racconta tu cosa stiamo facendo. No, adesso si sente bene, Davide, continua pure. Si sente bene. Allora siamo all'inizio della visita e entriamo, vedete questa porta verde e questo sistema di sicurezza e poi vi spiegheremo di più ancora. Ma essenzialmente è un primo sistema di sicurezza per tenere sotto controllo il numero di persone che accede nell'area sperimentale. Quindi vedete che abbiamo un dosimetro che misura le radiazioni, che viene passato. E io ora entrerò nella cabina facendo attenzione. E questo perché? Perché essenzialmente dobbiamo dimostrare al sistema che entriamo una persona alla volta. Ora, in genere viene fatta anche la scansione dell'iride. Come vedrete adesso i miei colleghi fare, io purtroppo oggi ho dimenticato il mio dosimetro e quindi non ho potuto fare io stesso la scansione, abbiamo fatto un bypass per la visita. Quindi in genere però dobbiamo scannerizzare l'iride e la persona viene anche pesata in modo tale da essere sicuri che ci sia una persona sola. E tutto questo perché? Perché dobbiamo garantire un buon livello di sicurezza. Adesso vedete, mostriamo Noemi che fa la procedura di sicurezza, quindi vedete che entra, c'è un sistema laser che controlla che entri una sola persona, poi si chiude la porta, viene scannerizzata l'iride, vedete? Noemi viene riconosciuta, anche perché appunto
registrata nel database, e a questo punto possiamo passare. Qui, vedete, c'è un'area dove in genere quando facciamo le visite non virtuali diamo i caschetti ai nostri visitatori, e ora chiamiamo l'ascensore che purtroppo sta scendendo in questo momento, come potete vedere, quindi aspettiamo un attimo che ritorni su. Nel frattempo, se avete già qualche... Allora, quando si interrompe perché ci sono delle zone in cui non prende bene, compenso io. Allora, quindi dicevamo che Davide sta per scendere con un ascensore a circa 100 metri sottoterra. 100 metri è proprio, diciamo, il pavimento dove è appoggiato il rivelatore, e l'ascensore si può fermare a tre differenti livelli. E vedrete poi appunto mentre si scende come calano, insomma, quanti metri andiamo sotto. E siamo nel punto di interazione che noi chiamiamo il punto 5, perché ci sono 8 punti in cui si può scendere sotto nell'acceleratore di LHC. In 4 di questi punti ci sono dei rivelatori, e negli altri invece si accede per poter o accedere a delle in posti dove si accelerano essenzialmente i protoni, oppure dove ci sono appunto delle caverne di servizio per controllare il funzionamento corretto del rivelatore. Non potremmo andare nel tunnel di LHC, è chiuso perché per problemi di sicurezza, perché comunque essendoci fasci che circolano c'è un certo livello di radiazione, che se anche molto basso adesso, perché tanto che non stiamo prendendo dati, comunque per motivi di sicurezza non si può accedere. Allora, io purtroppo no, dovevo seguire stamattina per parlarvi un po' di più. Abbiamo i protoni, come penso che lo sappiate, nell'acceleratore LHC di 20, che appunto è 27 chilometri, acceleriamo in questi anni, quindi essenzialmente dal 2009 adesso, e poi continueremo nel futuro, acceleriamo protoni. Quindi abbiamo dei fasci di protoni che circolano in senso orario e dei fasci che circolano in senso antiorario. Questi fasci essenzialmente cosa sono? Sono dei pacchetti di particelle, in questo caso appunto protoni, e in ogni pacchetto c'è circa un milione di milioni di protoni. E abbiamo 2800 pacchetti che girano in senso orario, altrettanti che girano in senso antiorario, e li facciamo scontrare al centro dei nostri rivelatori, quindi di 4 punti diversi. Davide, vuoi continuare tu mentre stai probabilmente scendendo? Probabilmente tra poco perderete la connessione. L'abbiamo persa. Vabbè, quando è in ascensore parlo io. Quindi, visto che i protoni viaggiano a una velocità molto vicina a quella della luce, non possono arrivare alla velocità della luce perché hanno una massa, quindi non possono essere accelerati alla velocità della luce, ma soltanto accelerati a velocità sempre più vicine a quelle della luce. I pacchetti essenzialmente di protoni si scontrano 40 milioni di volte al secondo al centro di ognuno di questi rivelatori. Davide, vuoi dire qualcosa? No, non puoi. Quando puoi parlare, parla e noi ci fermiamo. Ci siamo, eccoci. Ah, okay. Allora, siamo arrivati a meno 87,9 metri, come potete vedere qui, al piano meno 2. E ci troviamo nella torre dell'ascensore. Questa zona è importante per la sicurezza perché essenzialmente in questa torre di cemento che arriva fino a meno 100 metri sottoterra c'è una pressione negativa dell'aria, quindi se noi adesso apriamo questa porta ed entriamo nella zona sperimentale c'è una pressione di aria continua che spinge all'esterno l'aria, e questo viene fatto in modo tale che nel caso di incendi, di fumo o di perdite di gas, essenzialmente la zona dell'ascensore sia una zona sicura, una zona in cui se noi ci andiamo a rifugiare rimaniamo al sicuro.
Ora siamo entrati in un tunnel di collegamento e possiamo subito guardare verso l'alto, grazie mille, il nostro cameraman, e vedete all'incirca il pozzo, si chiama lo shaft, che abbiamo percorso con l'ascensore. Questo è uno dei pozzi di servizio, vedete che ci sono anche delle scale, e queste scale sono essenzialmente utilizzate in caso di evacuazione di emergenza, ma non devono essere usate in genere, perché è molto faticoso chiaramente risalire 100 metri di scale, però chiaramente in caso di problemi dobbiamo comunque averle. E possiamo anche vedere questa enorme saracinesca verde, già che ci siamo, e come potete vedere in questo momento è aperta. Questo perché là sotto si intuisce già, c'è appunto CMS, c'è la seconda caverna dove arriveremo tra una decina di minuti, e in questa seconda caverna, quando ci sono le collisioni, appunto c'è della radiazione, quindi dobbiamo chiudere questo pannello, c'è una parete di cemento che viene spostata in avanti, ed essenzialmente durante il periodo delle collisioni la zona del rivelatore è completamente sigillata. In questo momento invece è aperto perché dobbiamo fare dei lavori di manutenzione. Qui possiamo vedere, giusto per sfruttare le immagini che abbiamo sulle pareti, possiamo vedere i momenti della costruzione di CMS. Stamattina già ne avete parlato, ma possiamo vedere dei momenti in cui è stato costruito in superficie, scavato il pozzo per arrivare appunto a 100 metri sottoterra, e in cui sono state assemblate, ad esempio, i primi pezzi del rivelatore e calati all'interno della caverna. Vediamo se c'è un'immagine esatta, questa qui. Vedete che le varie ruote di cui avete già parlato probabilmente, ma che poi vedremo meglio, sono state calate singolarmente all'interno dell'altro pozzo, quello più grande, quello che vedremo dopo, e state calate e portate fino nella parte sotterranea. Ora, direi che possiamo proseguire e andare a vedere appunto il resto. Sto cercando di riallacciarmi del metto. Perfetto. Rimane un po' slacciato. Arrivo. Possiamo proseguire e procedere nella caverna, nella prima caverna di servizio. Ok, mi sentite lo stesso anche con questo rumore? Penso sì, ti sentiamo benissimo. Allora, qua ci troviamo improvvisamente in una zona piena zeppa di armadi e cavi. In termine tecnico, questi armadi sono chiamati rack, ed essenzialmente contengono tutta una serie di componenti elettronici. Come vedete, non possiamo entrare in questa regione, in questa zona, perché comunque è pieno di attrezzatura delicata, ma noi oggi possiamo invece, il camera mi ha appena indicato che possiamo proseguire. Ad esempio, vedete, vi posso mostrare questa componente, ad esempio, potete vedere che ogni tot secondi lampeggia. Allora, iniziamo a parlare subito di che cosa stiamo guardando. Allora, abbiamo detto che CMS è un rivelatore di particelle, ma le particelle, quando attraversano questo rivelatore, rilasciano dei segnali elettrici. I segnali elettrici devono essere portati all'esterno del rivelatore. Quindi ognuno di questi singoli cavi non è nient'altro che una fibra ottica che porta l'informazione, ad esempio, che è stata raccolta all'interno del rivelatore, all'esterno, in modo tale che noi possiamo leggerla, salvarla, raggrupparla e ricostruirla, e quindi andare a ricostruire i veri oggetti fisici che ci interessano. Vedete che è un sistema complicatissimo, nel senso ogni cavo è tracciato, ogni cavo la sua posizione è completamente nota, e una serie di tecnici specializzati e fisici lavorano insieme per mantenere questo sistema operativo. Possiamo, direi, proseguire e iniziare a parlare anche appunto non solo di tanto del rivelatore in sé, ma anche di tutti i sistemi di supporto di cui necessita. Quindi, ad esempio, abbiamo detto servono delle fibre ottiche, perché le fibre ottiche sono quei cavi particolari che riescono a passare i lavori in corso. Prego. Vedete che questo, come diceva Andrea, è un cantiere, cioè è in corso della manutenzione tutti i giorni, e appunto i fisici, gli ingegneri, i tecnici stanno lavorando per migliorare il rivelatore nel momento in cui è spento. Stavamo dicendo che oltre alle fibre ottiche che vengono usate per leggere gli impulsi e le informazioni, abbiamo anche un sacco di sistemi, venite a vedere, sistemi che ad esempio portano la corrente all'interno del rivelatore. Ad esempio, se non sbaglio, non sono un esperto quindi potrei sbagliarmi, però vedete che questi sono attacchi di tipo diverso, non sono fibre ottiche,
ma sono spinotti che portano in questo caso elettricità e supporto ai rivelatori. Abbiamo poi, ad esempio, adesso direi di non avventurarci troppo nella selva dei cavi, però abbiamo ad esempio anche tutta una serie di sistemi che portano invece gas, raffreddamento e non solo acqua, perché alcuni rivelatori vengono raffreddati con acqua, altri vengono raffreddati con dell'azoto liquido, altri vengono raffreddati con l'elio liquido come il magnete, e quindi abbiamo tutta una serie di sistemi che devono essere collegati all'altra caverna. Volevo farvi vedere un dettaglio, se possiamo. Guardate qui questo fiume di cavi che a me ha sempre molto impressionato. Guardate questo fiume di cavi che arriva nella caverna e poi, adesso non si vede, ma questo fiume di cavi poi prosegue e continua verso l'altra caverna, quella sperimentale. E vedete che sono un'infinità chilometri e chilometri di rame, fibra ottica e rami fibra ottica e appunto tubi per il gas. Poi vedete anche che abbiamo tutta una serie di estintori di sicurezza. Possiamo tornare sul percorso standard. E non so, nel frattempo, Chiara, se vuoi aggiungere qualcosa, interrompimi pure. Sì, no, vai pure. Ora proseguiamo e scendiamo da questa scala. Chiaramente la visita CMS è tra l'altro accessibile anche per persone con disabilità, e quindi nel senso è uno dei pochissimi esperimenti che può essere visitato anche per esempio da persone in carrozzella o che hanno bisogno di appunto come si dice, diciamo, è abbastanza la visita è abbastanza accessibile per tutti, e questo è un grande vanto per l'esperimento, chiaramente. E pensate che anche mentre ci sono le collisioni nell'altra caverna, in questa caverna possiamo scendere e portare i visitatori, perché i 7 metri di cemento armato o anche di più che ci sono tra le due la schermano completamente. Allora, ad esempio, qui iniziamo a vedere dei simboli. Ad esempio, vedete quel cartello? Allora, noi scherzosamente ci riferiamo a quel cartello dicendo che è l'allarme per l'assenza di caffè, che chiaramente porta i dottorandi a non essere operativi al massimo dell'efficienza. Però, in verità, è un segnale molto importante, che è quello dell'assenza di ossigeno. Questo perché in quest'area, e soprattutto dietro questa porta, c'è la cosiddetta gas room, cioè quella stanza dove tutti i gas vengono miscelati, vengono preparati, vengono portati nel detector, estratti, e possono anche essere radioattivi, perché all'interno di questa stanza ci sono anche delle sorgenti radioattive che vengono utilizzate per monitorare certi tipi di gas, eccetera. E quindi vedete che ogni zona dove può esserci radiazione è segnata, tutto è sotto controllo, e noi non possiamo entrarci senza le dovute autorizzazioni. In questo caso, quindi, io non potrei entrare semplicemente sbeggiando al sistema di sicurezza, ma è tutto sotto controllo. Qui vediamo anche tutta un'altra serie di sistemi di sicurezza, quindi ad esempio questo armadietto rosso che contiene le cosiddette maschere a ossigeno, e queste maschere sono importanti perché in caso di perdita di gas, ad esempio in caso di perdite, potrebbe essere che l'atmosfera nella caverna si riempie di gas asfissianti, come ad esempio, non so, appunto azoto o altri gas che vengono utilizzati nel detector. E quindi in questo caso bisogna utilizzare queste maschere che chimicamente creano dell'ossigeno e ti permettono di respirare, anche se rimani per caso magari bloccato in una stanza e non puoi subito uscire, ti permettono di respirare per mezz'ora, un'ora, comunque fino all'arrivo dei soccorsi. Volevo farvi anche notare questo telefono, il cosiddetto telefono rosso. E questo telefono è carino perché essenzialmente è un sistema di sicurezza antico ma funzionante, nel senso che appena questa cornetta viene sollevata, i pompieri del CERN, il servizio di soccorso, viene immediatamente allertato e sa esattamente da quale telefono si è telefonato, quindi in questo caso da CITER 882, e permette quindi di agire immediatamente in caso di emergenza, in caso di qualsiasi evenienza, o nel caso qualcuno si sia sentito male, permette ai soccorsi di arrivare tempestivamente. Questa zona è densa di contenuti, perché possiamo anche subito vedere questa porta.
vedete che questa porta è essenzialmente, anche qui radiazione, non si può entrare, essenzialmente è una zona protetta. Ma perché? Perché questa porta è quella che porta verso l'LHC, verso il tubo dell'acceleratore. Quindi c'è un passaggio laterale che arriva fino all'anello dell'LHC, ed essenzialmente dietro questa porta c'è anche un secondo ascensore che può essere utilizzato in caso di emergenza. E pensate che questa maniglia, questa maniglia è collegata direttamente al sistema di sicurezza dell'acceleratore, quindi se nel caso venga appunto girata, immediatamente, se l'acceleratore fosse in funzione, si spegnerebbe immediatamente, in modo tale da, nel senso, non portare nessun pericolo alla persona che deve passare da quella parte. In verità, essenzialmente, nessuno utilizza mai questa porta se non per necessità o per interventi programmati. Direi che possiamo proseguire. Ciao. Vedete che qui abbiamo anche una riproduzione del tunnel dell'LHC. Quindi questo è quello che vedreste se io adesso mi metto qua. In genere usiamo questa postazione per fare le foto con i nostri visitatori. Questo è quello che vedreste se potesse entrare all'interno del tunnel dell'LHC. Ed essenzialmente questa serie di tubi blu sono quelli che contengono al loro interno i dipoli e i quadrupoli magnetici che permettono di focalizzare e curvare le particelle. Noi non possiamo entrare da questa parte, cioè l'LHC è separato da CMS, e poi vi mostreremo il punto in cui i due si interagiscono, ma sono comunque separati, ma questa immagine ci permette di appunto mostrarlo comunque ai visitatori. Non so se avete parlato anche dei magneti, vogliamo mostrare, comunque visto che abbiamo tempo, vogliamo mostrare un po' come funziona la catena di accelerazione. Allora, brevemente, senza annoiarvi, quindi avete visto che i protoni non è che arrivano immediatamente all'interno di LHC, ma prima vengono fatti accelerare da una diversa serie di piccoli acceleratori che aumentano la loro energia gradualmente. Quindi si parte da un acceleratore lineare, il LINAC, che manda i protoni, dopo che prende atomi di elio, scusate, di idrogeno, vengono tolti gli elettroni, poi vengono accelerati, quindi questi primi protoni vengono accelerati e finiscono nel booster, che li aumenta la propria energia fino a tot MeV o pochi JeV. A questo punto poi vengono mandati all'interno del proton synchrotron, poi nel super proton synchrotron e poi nel super super proton synchrotron, che è nient'altro che l'LHC. Non l'hanno chiamato super super proton synchrotron perché sarebbe stato eccessivo, però alla fine comunque si chiama Large Hadron Collider, quindi diciamo diamo i nomi sempre in modo simile. Come potete vedere ci sono anche delle date, perché questi acceleratori non sono tutti stati costruiti per l'LHC, ma essenzialmente il CERN negli anni ha costruito sempre più acceleratori più grandi per accelerare sempre di più le particelle e fare sempre più scoperte, e ogni volta utilizzava i precedenti acceleratori come trampolino di lancio per l'acceleratore più grande. Quindi adesso, chi lo sa, l'LHC sarà il trampolino di lancio per il prossimo acceleratore. Mentre noi facciamo la seconda procedura, magari Chiara ti lascio continuare. Allora, sì, mentre parlavamo di acceleratori, quello che vi ha fatto vedere Davide, l'SPS, il Super Proton Sincrotrone, è quello che ha permesso a Rubbia di scoprire le particelle WZ, che sono quelle che avete ricostruito questa mattina nella masterclass. Okay, you can stop a moment. E lui, veramente Rubbia le ha essenzialmente scoperte come l'avete scoperte voi stamattina, cioè andandole a cercare un elettrone e dell'energia mancante, un muone dell'energia mancante, oppure per quel che riguarda la Z0, proprio due muoni o due elettroni ben visibili nel rivelatore. E questo punto Rubbia scopriva queste due particelle intorno al 1983. Tra l'83 e l'84, prima ha scoperto il W, poi ha scoperto la Z0. Un'altra cosa appunto che forse avete intravisto... Chiara, ti interrompo solo un secondo, poi ti lascio continuare, perché ora passiamo un secondo livello di sicurezza, di nuovo con il dosimetro, che è il nostro piccolo sistema di monitoraggio delle radiazioni residue, che lo utilizziamo per appunto entrare all'interno del sistema.
Quindi vedete, vedete, io passo il dosimetro lungo sul sensore. A questo punto adesso vi ho mostrato come appunto facciamo. A questo punto io, dopo che ho passato il dosimetro sul sensore, ho il permesso di passare attraverso, di nuovo, esattamente come prima, fare una scansione dell'iride. Adesso ogni tanto, esatto, ogni tanto è un po' rognoso e non ti prende subito. E ora aspettiamo anche i miei colleghi. Nel frattempo, Chiara, puoi continuare. Sì, allora abbiamo visto quei grossi, la foto del tunnel di LHC con i dipoli e quadrupoli. Allora, all'interno di quegli enormi tubi blu vengono tenuti a una temperatura molto bassa, che è prossima allo zero assoluto, nel senso che effettivamente è una temperatura di 1,2 gradi Kelvin, ovvero di meno 272, adesso mi sbaglio sempre con le ultime cifre, gradi centigradi. Quindi, difatti, noi diciamo che, lo è effettivamente, l'LHC è il punto più freddo dell'universo, perché per 27 chilometri dentro a questi tubi c'è questa temperatura di 1,2 gradi Kelvin, ed è il punto più freddo dell'universo perché nell'universo la temperatura è leggermente più alta, perché c'è il fondo di radiazione cosmica che viene appunto dall'origine dell'universo, dal Big Bang, in qualche modo lo scalda. Vai. Noi siamo pronti a entrare, se siete pronti. Sì. Quindi apriamo la grande porta gialla e entriamo finalmente nella caverna sperimentale. Ed eccoci, la vostra prima vista dal vivo di CMS. Eccoci qua. Ora vi lascio ammirare un attimo la sua grandezza e poi comunque ci spostiamo e ve ne faremo vedere diversi punti, quindi faremo un tour diciamo da tutti i lati e avremo tempo per parlarne in tutti i dettagli. Questo, come avete vedere, è una grande fetta di metallo di ferro rossa e si tratta essenzialmente del tappo, di uno dei due tappi. Quindi dovete immaginarvi CMS come un grande cilindro, all'interno ha molti strati diversi, e quando il detector è in uso, viene chiuso con dei tappi alle estremità. In più, oltre al tappo rosso, vedete anche che stanno lavorando in questo momento al centro della struttura, e in quel punto vedete che c'è un tubo, in questo momento che è in assemblaggio. Questo tubo è la cosiddetta beam pipe, quindi il tubo proprio in cui passano i protoni per arrivare a scontrarsi al centro dell'esperimento. Ne parleremo meglio più dopo, dove si vede meglio al centro dell'esperimento del detector, ma adesso volevo soffermare un attimo la vostra attenzione su questa parte, su questa enorme parte arancione e verde. Questo è il cosiddetto nose o naso, ed essenzialmente rinchiude al suo interno quei rivelatori che sono più sottoposti alle radiazioni del fascio, perché dovete sapere che la maggior parte dei processi di interazione tra i protoni non fanno interagire molto questi protoni, quindi vengono deviati poco, diciamo, e siccome vengono deviati poco vanno a interagire ad angolo molto basso rispetto alla direzione del fascio. Quindi i detector, i materiali che si trovano a basso angolo rispetto alla linea del fascio sono quelli che ricevono più radiazioni. E quindi vedete che devono essere schermati con pesanti componenti di ferro, in questo caso le parti arancioni. Ma direi di andare nel cuore dell'esperimento. Potete vedere qui, giusto per ricordarvi, potete vedere appunto, ricordatevi questa struttura, quindi con queste fette rosse di ferro che tengono chiuso da un lato l'esperimento, la parte centrale cilindrica che adesso andiamo a vedere, e dall'altra parte chiaramente in modo simmetrico la struttura si ripete. Ed eccoci, qui possiamo apprezzare ancora meglio il cuore dell'esperimento. Allora, da dove iniziare? Allora, come potete vedere, abbiamo due strutture principalmente che sono davanti ai nostri occhi.
da un lato un enorme cilindro fatto da strati rossi, strati grigi e cavi blu e cavi rossi. Allora, questo cos'è? Sono essenzialmente, da un lato, la struttura di sostegno, quindi quello che vedete in rosso sono gli strati di ferro che mantengono compatto il nostro rivelatore, infatti si chiama compact muon solenoid perché è molto compatto, molto denso, e all'interno tra i diversi strati di rossi abbiamo i rivelatori dei muoni. Quindi quando il muone passa attraverso e viene generato nella collisione ed esce verso l'esterno, attraversa tutti gli strati di ferro, perché il muone interagisce molto poco con la materia, e passando attraverso HMS interagisce con le camere a muoni, lasciando delle tracce, quelle che stamattina avete usato per ricostruire i muoni. Invece, andando verso l'interno, vediamo una ciambella. Vediamo se riesco a puntarla. Sì, esatto, quella lì, questa ciambella. Questa è essenzialmente il sistema di... Questo essenzialmente, vedete, possiamo superare durante la visita questa struttura che dove in genere non possiamo andare durante la visita di persona, in modo tale che io possa puntare meglio, grazie mille. Allora, vedete che la struttura cilindrica al centro è la struttura di contenimento del nostro magnete. Stamattina avrete parlato del fatto che il campo magnetico ci serve per curvare le particelle e quindi, come si dice, curvandole possiamo misurare il momento e la carica. Per poterle curvare ci serve un campo magnetico molto forte, il più forte possibile. E in questo caso abbiamo un solenoide, quindi un magnete cilindrico, molto molto grande, che pensate raggiunge fino ai 4 Tesla di campo magnetico. E se non sbaglio, questo magnete è il magnete con più densità di energia sulla Terra. Quindi non tanto il magnete più forte, perché ci sono anche magneti che arrivano a 12 Tesla, 11 Tesla, ma è il campo, è quello che riesce ad accumulare più energia in un volume di spazio più grande. Perché pensate, questo, adesso i numeri magari non sono precisi, ma questo cilindro di magnete è alto 4 metri e lungo 6 metri. Chiara, correggimi se dico dei numeri. No, anche io non mi ricordo i numeri, però anche questo magnete, perché c'è una domanda, per cui ne approfitto di interromperti, anche questo magnete è un magnete superconduttore, così come tutti i magneti che sono lungo l'LHC, e per lavorare in regime di superconduttività, anche questo deve lavorare a 1,5 gradi Kelvin. E quindi anche il nostro magnete lavora a questa temperatura, quindi dobbiamo raffreddarlo a un grado Kelvin, uno è qualcosa. Allora, come facciamo a raggiungere la temperatura di un grado Kelvin, che poi appunto sarebbe 1,8, mi sembra, se devo dire giusto? Usiamo l'elio liquido, cioè se noi raffreddiamo l'elio lo riusciamo a mandare in stato liquido, l'elio è in stato liquido e ha una temperatura di meno 272,2 gradi centigradi. Ho guardato il valore, quindi questo è corretto. E quindi noi con l'elio liquido raffreddiamo i magneti a quella temperatura, di circa un grado Kelvin. Quindi abbiamo bisogno dell'elio. Ok, vai pure. Rieccoci. Approfitterei anche di questa posizione in cui siamo in questo momento per mostrarvi la seconda struttura. Vieni pure da questa. Come please this side, you can show this part. Vedete che dall'altro lato abbiamo di nuovo un'altra struttura diversa, cioè molto simile ma con componenti diverse. Da un lato abbiamo questa enorme di nuovo, come si dice, sì, questo anello di rivelatori, ma questa volta non sono all'interno degli strati di ferro, ma si trovano disposti a raggiera. Questo perché? Perché si trovano disposti a raggiera? Vedete che ci sono tanti, vengono disposti lungo il raggio, perché questo è il tappo. Quindi quando il rivelatore viene chiuso, siccome tutti i rivelatori devono essere puntati verso il punto di interazione, cioè verso la direzione dove arrivano le particelle, chiudendo il tappo le particelle vedono i rivelatori disposti a raggiera e quindi vengono
misurate. E poi abbiamo la seconda parte, che non è un, in questo caso non è più un rivelatore di muoni. Come potete vedere, fino adesso abbiamo visto un sacco di rivelatori di muoni, ed è per questo che CMS si chiama Compact Muon Solenoid, perché appunto principalmente vede molto bene i muoni. Abbiamo però anche una parte più interna, che è il cosiddetto end cap, quindi la parte che si occupa di chiudere il rivelatore, ma di chiuderlo fino alla parte più centrale. Quindi vede, adesso lo vedete aperto, ma dovete immaginarvi che questo rivelatore, quando viene spostato, questa parte, che questo naso, viene inserito all'interno della cavità che è stata lasciata quando è stato aperto, e serve anche esso per misurare meglio altri tipi di particelle. In questo caso, all'interno di questa struttura abbiamo due calorimetri, quindi due strutture per misurare l'energia delle particelle che passano. In un primo strato è il calorimetro elettromagnetico, quello che misura elettroni e fotoni, ed è fatto di cristalli. Un secondo strato, più spesso, invece è fatto il calorimetro adronico, che è fatto per misurare le particelle pesanti come protoni, neutroni, pioni e altri adroni, essenzialmente. E potete vedere, quindi, quando l'esperimento è chiuso, il tutto è ermetico e nessuna particella può sfuggire senza che noi, appunto, possiamo rilevarla. Direi di passare, quindi, visto che abbiamo parlato tante volte del fatto che questo rivelatore si apre e si chiude, direi di mostrarvi anche come si apre e si chiude. Ve lo mostriamo da qui, perché oggi non possiamo andare giù, non possiamo scendere al piano terra, perché ci sono dei lavori in corso. Ma vedete quelle strutture di quelle strutture di supporto e questi enormi pali che mantengono CMS in verticale? Questa è appunto è una struttura molto importante, perché chiaramente questa fetta, se no, si sbilancerebbe e cadrebbe. Ed è interessante sapere che si poggia su quelle strutture arancioni, che essenzialmente non sono nient'altro che dei cuscinetti ad aria. Quando questi cuscinetti d'aria vengono gonfiati, essenzialmente grazie a dei cavi e grazie anche a dei tecnici che possono direzionarlo, ogni fetta può essere facilmente spostata mantenendo chiaramente in equilibrio. E potete anche vedere qui a fianco tutti questi armadi di cavi. Quindi è anche interessante vedere come, siccome questa fetta deve spostarsi, tutti questi cavi sono stati costruiti in modo tale da spostarsi insieme alla fetta. E in più abbiamo dei sistemi, da qua non si vedono, ma dei sistemi in espansione, espandibili, che seguono il rivelatore e allungano i cavi per permettere di, diciamo, farlo spostare senza che si strappino o senza che nessun cavo perda la connessione. Ora, direi che per adesso possiamo proseguire a vedere il rivelatore nelle altre sue parti. Sì, magari, okay. Visto che ne hai parlato, si può dire quanto pesa questo rivelatore. Allora, la dimensione, ve ne rendete conto, è circa 15 metri di altezza per più 24, mi sembra 24 metri di lunghezza. Quindi, diciamo, il diametro di questo cilindro è 15 metri. E il peso è equivalente a 2 torri Eiffel. Perché tutto il ferro rosso che essenzialmente guida il campo magnetico essenzialmente le linee di campo magnetico a chiudersi il più velocemente possibile attorno a CMS, il ferro è estremamente pesante, e però ne abbiamo bisogno di una certa quantità proprio per poter guidare correttamente il campo magnetico. Quindi, insomma, la struttura è pesantissima, però, come diceva Davide, grazie al sistema di aria compressa si può spostare facilmente. Un piccolo appunto prima di spostarsi al piano superiore. Questo è un punto geodetico, come potete vedere, ed è un punto in cui usiamo come riferimento per misurare la posizione relativa di tutte le diverse parti del rivelatore quando viene spostato. Questo perché chiaramente costruiamo una macchina così potente, così precisa, ma siccome siamo in grado di spostarla, dobbiamo anche essere in grado di allinearla. Quindi viene usato questo tipo di sistema per avere dei punti di riferimento per l'allineamento. E ora ci spostiamo al piano superiore. Vedete che siamo arrivati dall'altro lato della caverna, quindi abbiamo di nuovo il tappo rosso e possiamo spostarci al piano superiore per vedere meglio le camere muoni da sopra.
Scusami Chiara se ti interrompo improvvisamente, ma no, non, no, sento benissimo, non sento benissimo l'audio di ritorno. Mm-hmm. No, ma non ti preoccupare, io non ho problemi. Ora, vedete che CMS è una struttura di alta diversi piani. Ci sono queste scale laterali per poter salire. E vedete che la, comunque la caverna è tonda, cioè ci se, diciamo ha la sua curvatura che si chiude al di sopra dell'esperimento. Qui potete vedere anche tutti questi sistemi di supporto di nuovo. CMS è una macchina viva, una macchina che ha bisogno di corrente, di gas, di raffreddamento. E tutti questi armadi sono qui appunto per fare questo tipo di supporto. Ci sono anche molti lavori in corso. Questo perché, come dicevamo prima, CMS sì, diciamo in questo periodo di pausa, in questo periodo di pausa stiamo essenzialmente facendo l'aggiornamento di molti sistemi di CMS. E quindi questo ci permetterà di averlo migliorato per la prossima presa dati. Diciamo questa, questo periodo di pausa durerà fino al, all'inizio dell'anno prossimo e a quel punto CMS verrà richiuso e si potrà iniziare con di nuovo con la presa dati. Ora ci troviamo, vedete, in questo spazio angusto e da qui possiamo avere uno, un, possiamo avere uno scorcio. Apriamo anche questa porta. Bellissimo ragazzi, sono emozionato come voi perché è la prima volta che comunque anch'io penetro così tanto all'interno della caverna in questi spazi che di solito non possiamo raggiungere e potete vedere dall'alto, da quasi all'ultimo piano di CMS lo possiamo finalmente vedere dall'alto. Ora da, da qui si vede ancora di più quanto sia alto e compatto ma comunque mastodontico. Ed è ancora più chiaro forse da questo punto di vista come tutta quella parte cilindrica centrale vada poi a inserirsi dove adesso abbiamo quella struttura gialla che è semplicemente inserita per permettere di lavorare all'interno di quella cavità e di estrarre, reinserire il pixel e il tracker che sono degli strati interni. Diciamo da quel punto si può accedere a quegli strati più interni per fare manutenzione. Ora, visto che siamo qui, mostriamo la, il, come si dice, la struttura di... Ah, wow, possiamo, ragazzi. Un secondo, che mi dicono la direzione. Mostriamo però il... il pozzo. Allora, prima abbiamo visto il pozzo, quello con le scale. Invece questo è un altro pozzo, se volete, più grande, dove adesso ci sono delle passerelle montate, ma che in genere può essere usato per calare pezzi del rivelatore. Cioè, allora, diciamo, non è più stato usato per calare nuovi pezzi del rivelatore, ma può essere utilizzato per estrarli, ad esempio. E in passato è stato utilizzato per calare tutti questi pezzi uno a uno, per tutte queste fette. Perché come vi hanno forse già raccontato, non sono sicuro, CMS è stato costruito in superficie e poi è stato trasportato qui sotto, è stato poi rimontato e riassemblato. E pensate che il pezzo più grande necessitava di una enorme gru per essere comunque spostato verso il basso, essendo così pesante, e in più aveva solamente una decina di centimetri di tolleranza su ogni lato. Quindi pensate che hanno impiegato qualcosa come 8 ore per raggiungere il pavimento della caverna. Vediamo poi, visto che siamo di Bergamo, volevo giusto evidenziarvi come il carro ponte giallo, non so se si vede, proviene da Ambivere Bergamo. E comunque potete vedere la presenza importante delle aziende italiane e anche bergamasche in questo tipo di costruzioni, perché va bene la scienza, la fisica, ma comunque in questo tipo di esperimento c'è tantissima tecnica, ingegneria e anche... come si dice, ingegneria civile delle costruzioni e non solo, perché appunto si tratta di una struttura enorme, una struttura che deve essere movimentata, gestita e costruita. Non solamente, non si tratta solamente di raccolta di dati,
possiamo poi vedere quelle sistema, diciamo, come chiamarle, quelle bocchette rosse. In quelle bocchette rosse si tratta di un sistema di sicurezza, un sistema di sicurezza che è stato utilizzato per spruzzare della schiuma all'interno della caverna in caso di incendio. Chiaramente tocchiamo ferro, non è mai successo, non sono mai dovute essere utilizzate, e sono state testate solamente all'inizio della presa dati, scusate, non all'inizio della presa dati, all'inizio della costruzione della caverna, quindi prima che CMS fosse inserito, sono state testate per, come sistema antincendio. Chiaramente in caso di utilizzo, diciamo, CMS sarebbe comunque danneggiato, quindi si spera di non doverlo mai utilizzare. Scusate un secondo, che appunto chiedo direzione, non possiamo proseguire di qua, dobbiamo tornare indietro, giusto? We have to go back? No, no, we can go. Wow, it's... possiamo procedere con attenzione. Quindi, scusate, ma è la mia prima visita. Eh beh, no, è troppo bello passare sopra il rivelatore. Gli non passate sopra? Gli cammini, gli vai sopra? Adesso chiediamo a Noemi. Possiamo... Noemi, dove dobbiamo andare? Can we go up? No. No, non possiamo. Ma non calchiamo la mano ai nostri technical coordination comunque. direi che anche da qui possiamo avere un bellissimo scorcio. Ad esempio, la nostra telecamera magari può puntare, può mostrarvi da questo lato di nuovo un'altra delle fette. E in questo caso, vedete, di nuovo, siamo dall'altro lato. E in questo caso potete vedere di nuovo l'end cap invece positivo, perché da questo lato abbiamo la parte più del rivelatore, dall'altra parte la parte meno. E come me lo ricordo, sto vedendo le etichette di quel rivelatore, comunque in cui si legge HE+. Questo perché non abbiamo forse parlato fino adesso, ogni pezzo del rivelatore è etichettato, ogni componente è noto, la sua posizione è nota fino al millimetro, e questo ci permette di sia fare manutenzione che poter fare la simulazione degli eventi. E noi possiamo ricostruire al computer quello che succede quando avviene una collisione all'interno del rivelatore. Lo possiamo fare in una simulazione perché conosciamo come è costruito fino al minimo dettaglio. Da qui forse potete anche apprezzare l'interno della struttura gialla, dove si vede che non è nient'altro che una gabbia in cui gli operai possono entrare e operai tecnici, ingegneri, possono estrarre, mi pare, una componente del pixel, se non sbaglio, che è una parte che comunque si rovina molto perché è soggetta, è la più vicina, è la parte di silicio più vicina alle collisioni, quella che misura le tracce delle particelle, e quella ha bisogno di manutenzione in ogni pausa perché appunto è quella più sottoposta a radiazioni. Ovviamente la rete gialla che vedete, gialla e verde, viene tolta e messa soltanto nel momento quando uno apre il rivelatore per motivi di sicurezza, per poter lavorare senza cadere. Ma essenzialmente uno la toglie e poi fa entrare il tappo all'interno. E adesso non so se si vede la beam pipe, non credo che si veda. La beam pipe, cioè il tubo dove passano i protoni, è esattamente nel centro, quindi orizzontale rispetto alla visione che avete, ed è esattamente nel centro di questo cilindro. E le collisioni avvengono esattamente nel centro di questo cilindro, e quando dico esattamente significa proprio nel punto 000, se vi immaginate un asso cartesiano, degli assi cartesiani, appunto centrati all'interno. Ora torniamo sui nostri passi, di nuovo superiamo gli ostacoli, stiamo attenti, comunque è una zona sperimentale, e questo perché ora ci spostiamo, vi saluto da sotto questo condotto, e ci spostiamo ora per raggiungere invece il piano terra. Perché possiamo raggiungerlo non dal lato negativo, ma dal lato positivo possiamo arrivare fino al piano terreno e da lì mostrarvelo dal basso. Quindi, aspetto la mia crew. Bisogna fare la massima attenzione in questi spazi comunque angusti, sia perché i pericoli sono da tutti i lati, sia perché comunque, appunto, vedete, ci sono lavori in corso.
Giusto, volevo mostrarvi giusto questa, la parte arancione che da qui comunque si vede molto bene, che viene poi chiusa, non so se avete visto gli alettoni che vengono, quando poi ci sono le collisioni, vengono chiusi e vengono, grazie mille, thank you very much, vengono chiusi per andare a coprire quella parte che comunque è quella che riceve più radiazioni dal fascio e quindi ha bisogno di essere schermata per non rendere la caverna troppo radioattiva. Thank you. Ok, possiamo proseguire e ritornare sui nostri passi e tornare sui nostri passi per scendere al piano terreno. Fatemi controllare, sto seguendo la strada corretta. Allora, mentre cammini, c'è una domanda e che si chieda da dove viene presa questa grande quantità di energia che serve per far funzionare gli acceleratori. Allora, effettivamente il CERN ha bisogno di una quantità di energia tipica, che, più o meno simile a quella che viene utilizzata dalla città di Ginevra, che è qua di fianco, però per fortuna, essendo in Francia, effettivamente noi possiamo usare... quasi la totalità, in totale, quasi al 100%, penso proprio al 100%, l'energia elettrica francese che per l'appunto viene dall'80% dalle centrali nucleari, che è una delle più potenti qua vicino. Super Phoenix mi sembra che si chiama. Continuiamo a scendere nel frattempo e vedete che siamo già scesi due piani, se non sbaglio, adesso c'è ancora uno. Fai un po' di ginnastica. Sì, esatto. Come potete vedere abbiamo anche i bagni, perché comunque sono anche quelli necessari. E finalmente ci troviamo sul pavimento, il pavimento della caverna. Come potete vedere qui, adesso mi farò dare indicazioni appunto su cosa posso mostrarvi, per non intralciare i lavori in corso. Potete vedere quanto sia grande, ad esempio mi avvicino, potete vedere quanto sia grande comunque... il rivelatore e quanto adesso ci troviamo appunto dal lato dove è tappato, è già stato chiuso, però questo vi dà comunque l'impressione di quanto sia alto. Ad esempio, giusto per fare un confronto, anche Atlas in verità, l'altro rivelatore è molto grande, anzi è più grande di CMS, molto più alto, però è molto più leggero. Questo perché in quel caso è stata scelta una tecnologia di costruzione dei rivelatori che ha prediletto grandi spazi vuoti, pieni di aria, diciamo, con superfici più grandi per rivelare le particelle, ma meno compatti. Nel nostro caso, invece, il rivelatore è molto compatto, quindi molto piccolo, ma molto denso. Allora, giusto per... adesso no, non vi voglio spiegare perché è tecnico, però la differenza sta proprio nel tipo di magnete che si è voluto usare, esatto. Quindi di campo magnetico che si è voluto usare. Davide, puoi mostrare anche i piedoni? Li vediamo... Piedi arancione. Ah. Piedi arancioni, sì. Piedone. No, perché l'aveva chiamati arancioni prima. Non ti sentiamo, Davide? Allora, lo vuoi dire tu, Andrea? No, vabbè, erano quelli che prima erano stati mostrati dall'alto e che servono per spostare a destra e a sinistra le fette di CMS, e sono come dei grossi overcraft, quindi tramite aria compressa sollievi di pochissimi micron dalla superficie permette di spostare le fette che sono magari un decimo della Torre Eiffel e quindi comunque abbastanza pesanti. Credo che un'altra non ci sente cosa... non ci sente. Un'altra cosa che si può dire... they don't hear us, I think, Davide. Ok, no. Adesso sì, ci siamo. Ah, yeah. Stavamo facendo solamente... sì, stavamo preparandoci. Allora, ci siamo spostati ora sul supporto, che è di ferro, come dicevamo. Adesso ho in mano queste graffette, e come potete vedere... adesso proviamo a avvicinarci, e come potete vedere... in verità questi piedoni rossi hanno ancora del campo magnetico residuo. Ad esempio, guardate, dovrebbe essere sufficientemente forte per riuscire a impilare, forse questa attaccata qua è un po' eccessiva. Ci proviamo comunque,
è un po', diciamo, proviamo a farlo nell'altra direzione, quindi così è un po' pesante. Comunque, direi che comunque siamo riusciti. E questo perché? Perché, come vi dicevamo, il campo magnetico è così forte che deve essere comunque mantenuto all'interno di una forma cilindrica. Per farlo si usano queste strutture di ferro che, oltre a essere un sistema di supporto, quindi per mantenere il peso di CMS, sono anche un sistema di contenimento del suo campo magnetico, quindi lo rendono a forma cilindrica e lo rendono sufficientemente uniforme per l'utilizzo per la misura del passaggio delle particelle in modo corretto. E parte di questo magnetismo, chiaramente, anche se queste componenti sono solamente di ferro, viene mantenuto, quindi rimane all'interno del materiale. E quando il campo magnetico è acceso, quindi adesso io sto un po' esagerando, ma quando il campo magnetico poi è acceso, addirittura vedreste queste graffette rimanere sostanzialmente essenzialmente orizzontali. Comunque, nel senso, provate con una calamita a casa vostra a fare questo tipo di catena e non è, diciamo che il campo magnetico è sufficientemente alto nel materiale. Direi che possiamo staccarle. Vedete che comunque per un po' sono rimaste. Adesso recuperiamo perché non dobbiamo lasciare graffette in giro per CMS, chiaramente. Grazie mille. Thank you, Noemi. Ah, e parliamo anche di questo, già che siamo in questo punto. Vedete questo supporto giallo? Parlavamo prima del fatto di poter spostare facilmente le fette del rivelatore, dato il fatto che abbiamo questi piedoni arancioni, che sono dei cuscinetti ad aria. Chiaramente, anche se è facile spostarlo, bisogna mantenerlo comunque correttamente in equilibrio e non farlo in nessun modo sbilanciare, quindi per spostarlo in modo coerente vengono utilizzati questo tipo di ganci, in cui vengono fatti passare dei cavi che penso che possiamo mostrarvi, dei cavi di acciaio, guidati da dei motori. Vedete questo sistema? Non è nient'altro che il sistema che viene utilizzato per movimentare i diversi strati. E chiaramente è anche possibile spostare manualmente le fette, ma comunque serve un sistema meccanico di questo tipo per riuscire a chiudere e a spostare tutte le fette insieme e a mantenerle chiuse. Mostriamo anche questo. Non so se vi ricordate, precedentemente eravamo esattamente là. Non so se vedete le foto. Eravamo là sopra quando siamo arrivati con l'ascensore. E come vi dicevo, questo era un punto di collegamento tra le due zone. E potete vedere che tutta la larghezza di cemento che c'è tra le due parti è essenzialmente una zona interamente piena di cemento armato, che mantiene le due caverne collegate e stabili nel terreno, e le tiene anche isolate una dall'altra. Quindi, siccome qua abbiamo appunto questa cavità, quando ci sono le collisioni, in verità, quella zona, quella parete di cemento in fondo a questa caverna, viene fatta anch'essa, passando su dei cuscinetti d'aria, viene fatta venire in avanti per chiudere e isolare completamente la caverna sperimentale dalla caverna di servizio. E potete vedere anche che appunto là sopra si vede, la possiamo andare a vedere, si vede il pozzo che vi dicevo prima, quindi si vede la possibilità di chiudere. A cosa serve, diciamo, questa zona? Chiaramente, se io devo avere un caterpillar, un muletto, una macchina per fare delle manutenzioni, bisogna poterla calare dall'alto. Ad esempio, qui vedete questa bellissima vista del pozzo di servizio, che è più piccolo dell'altro, ma che ci permette comunque di scaricare materiali, attrezzature, senza passare dall'altro pozzo che si trova invece sopra l'esperimento, quindi non si può utilizzare per questo scopo. Molto bello. E, fatemi chiedere appunto ora dove ci dirigiamo. Sì, intanto c'è una domanda. Se vuoi sempre rispondere tu, l'acceleratore LHC produce un'elevata quantità di rifiuti radioattivi?
Allora, la risposta, vabbè, adesso poi Davide ve lo vi risponde con attenzione. Io posso darvi una risposta veloce, che sarebbe no, perché anche se, allora, innanzitutto la maggior parte della radiazione, quindi diciamo tutte le particelle che vengono prodotte dall'interazione protone-protone, scusate, vengono misurate, assorbite dal rivelatore stesso. No. Quindi al di là del rivelatore c'è poca roba che viene in qualche modo attraversata dalle particelle. Nelle parti, come vi diceva Davide, dove c'è il naso, quello verde, quello arancione, lì sì, sono zone che possono essere più insomma, soggette a radiazione, però sono tutti materiali che non sono pesanti e che quindi decadono rapidamente. Allora facciamo moltissima attenzione ovviamente a tutti i materiali che scendono in caverna, poi se li vogliamo far risalire in superficie, quindi tutto quello che rimane in caverna nel momento in cui ci sono le collisioni viene e vuole essere portato in superficie, viene misurato e viene eventualmente messo in una stanza per farlo decadere, quindi perché non sia più radioattivo, ma essenzialmente non produciamo quindi rifiuti radioattivi. Adesso non so, Andrea, volevo Davide, approfittare... ecco, bravo, sì, di pure. Volevo approfittare di questa vista dal basso, mi sentite giusto? Vedete, siamo adesso all'interno di una delle fette e volevo raccontarvi un po' di questi cavi, tutti questi cavi, ad esempio, se vediamo da quella parte, tutti questi cavi che sembrano entrare e uscire dal rivelatore in modo disordinato. Come dicevamo prima, assolutamente non è in modo disordinato, ognuno ha un proprio scopo e ci sono gli esperti di ogni rivelatore, di ogni componente del detector che conoscono quei cavi e sono in grado di sapere dove vanno, cosa portano e come sistemarli in caso abbiano dei problemi. Quindi sono davvero tutti come un enorme puzzle che siamo riusciti a comporre e che manteniamo intero. In più, una cosa molto interessante è anche che dicevamo che le fibre ottiche vengono utilizzate per portare l'informazione all'esterno del detector, ma la nostra caverna di servizio si trova appunto a una quindicina di metri dall'altra parte in quella direzione. Quindi significa che le fibre che arrivano da quella parte, dalla parte più lontana della caverna, sono più lunghe, se fossero messe in modo normale sarebbero più lunghe di quelle da questa parte. Ma questo non va bene perché il nostro rivelatore deve essere completamente sincronizzato. E siccome misuriamo il passaggio di particelle ogni 25 nanosecondi, 25 nanosecondi non sono trascurabili quando si parla di informazioni che passano sulle fibre ottiche. Per questo le fibre che provengono dalla parte più vicina del rivelatore sono, diciamo, vengono mantenute più lunghe, vengono fatti dei giri di riserva, se ci pensate, in modo tale che tutte le fibre alla fine abbiano la stessa lunghezza. Potete vedere anche qui tutta la presenza di una serie di punti geodetici, tutta una serie di punti di riferimento per l'allineamento, non so, grazie, possiamo avvicinarci. Vedete, questo è un altro punto geodetico, un punto che viene mantenuto all'interno di questa scatola chiusa che ci permette poi di allineare il rivelatore, credo. E vedete anche tutti questi collegamenti e queste qua sono due fette, se non sbaglio, che sono già state unite. Quindi in questo caso vedete che non tutto il rivelatore è aperto, ma alcune fette sono già state chiuse. Come vi mostreremo poi nell'ascensore, c'è un piano del giorno che regola quali parti sono aperte, chi può lavorare in quale punto, perché abbiamo un piano molto preciso per riuscire ad arrivare in tempo all'upgrade. Ora, se avete qualcosa da farmi indicare, chiedetemi pure, perché io sono abbastanza estasiato e non magari mi sto dimenticando qualcosa di importante. Possiamo anche andare a avvicinarci sotto. Bellissimo. Vedete, in questo caso siamo nel centro. Non vi ho ancora parlato del fatto che qua sotto c'è un ulteriore piano dove ci sono dei sistemi di supporto, comunque tutti i cavi possono passare, quindi c'è un piano sotterraneo, ma vi lascio un secondo per appunto ammirare
la grandezza dell'handicap che punta sopra la mia testa e che appunto è pronto per essere reinserito per poi misurare le particelle. Da questo, if you can come here, da qui si vede anche l'interno, quindi lo spazio in genere occupato dall'handicap, e lì all'interno vedete che è tutto coperto di carta stagnola, diciamo di alluminio, e questo perché? Perché comunque i rivelatori sono sensibili alla luce, soprattutto i calorimetri, misurano il passaggio di fotoni, che è luce energetica, ed elettroni, e quindi diciamo, per evitare contaminazione, noise, per evitare rumore, si copre completamente con alluminio. Vediamo poi anche i cavi, che passano, quei cavi verdi che passano all'interno del magnete, vedete qua dove sto puntando? Questo perché un magnete non può essere, siccome è superconduttore, non può essere attraversato dai cavi. Quindi tutti i cavi che vanno verso i rivelatori che sono all'interno devono per forza passare dal bordo del magnete. Quindi tutte quelle graffette che vedete sul contenitore del magnete sono cavi che passano all'interno. Direi che non ho moltissimo da aggiungere, cioè veramente ci sarebbe tantissimo da dire, entrando nel dettaglio. Se Andrea, Chiara, se volete aggiungere qualcosa o farmi puntare qualcosa, ditemi pure. Vedete anche questi tubi di rame? Se non sbaglio, questi invece servono per portare il raffreddamento a diversi rivelatori, oppure, non sono sicuro perché non mi occupo di questo, vedete, sì, sono anche tubi per il gas. Questa è una camera a gas, che mi è, una camera potrebbe essere una CSC o un RPC, non sono sicuro perché io mi occupo di un altro settore, diciamo, che ha bisogno di gas per misurare il passaggio dei muoni in questo caso. Qui invece potete vedere un altro di quei ganci di appunto dei contatti che vengono usati per mantenere in posizione le due fette quando poi vengono avvicinate e chiuse. Quindi direi che possiamo ora allontanarci dalla zona più calda e tornare lentamente verso la superficie. Se nel frattempo volete fare qualche domanda, noi comunque continuiamo a rispondere e mostrarvi i diversi componenti. Ogni tanto mi vedete appunto portare le mani all'orecchio, perché qui sotto non so se si sente, ma c'è un grande rumore di areazione, di ventole. Questo perché appunto l'atmosfera deve essere comunque mantenuta sia un'umidità costante, la temperatura costante, e anche portare l'ossigeno, l'aria per chi ci lavora. Ora usciamo da un punto diverso dove siamo entrati. Questa è un'altra porta gialla, quindi ormai le porte gialle, lo sapete, sono quelle che segnano il passaggio tra diverse zone. Anche qui appena apro sento subito l'aria che esce, perché anche questa è pressurizzata, e vedete che qui si vede subito che siamo in un ambiente sotterraneo e in un ambiente essenzialmente scavato a cunicoli. Potete vedere che adesso andiamo verso, diciamo, l'uscita. E perché, secondo voi, perché questo corridoio ha questa forma così a L? Questo perché, diciamo, se avessimo fatto un corridoio che punta direttamente verso il rivelatore, alcune particelle prodotte dalle collisioni potrebbero sfuggire, ad esempio nel caso dei neutroni, che sono queste particelle neutre, quando ci sono dei neutroni molto energetici possono attraversare decine di metri di cemento, quindi è necessario non per creare un corridoio dritto, ma chiaramente mettere del materiale, del cemento, tra diverse aree che possono essere esposte a neutroni. In questo caso ora facciamo la stessa procedura verso l'uscita, quindi di nuovo col mio dosimetro. Sì, esatto. Ora vi mostriamo di nuovo l'uscita. Spero di aver fatto tutta la procedura correttamente. In uscita non serve misurare l'iride, perché comunque usiamo il nostro dosimetro personale. E ora, aspettiamo i miei colleghi, ci troviamo essenzialmente
al piano inferiore rispetto a dove siamo arrivati prima. Qui poi ci sono altre aree, diciamo la zona sotterranea non è finita, ci sono anche altre aree dove ci sono in verità sistemi, se volete, più noiosi ma fondamentali, tipo tutti i sistemi di nuovo di controllo dell'atmosfera, dell'umidità, del magnete, i sistemi di supporto del magnete. Quando il magnete è acceso, vedete che questo pannello lampeggia. Questo perché il magnete comunque crea, come avete visto prima, un campo magnetico bello intenso, quindi nel caso aveste un pacemaker o della strumentazione sensibile ai magneti, è meglio, diciamo, evitare di entrare quando il magnete è acceso. Chiamiamo l'ascensore, che in questo momento si trova al piano superficiale. E ora penso che appunto torniamo su. Come we can to the surface. No. Okay. Allora, quanto... Sì. Ditemi. No, c'era una domanda, quindi quando entri poi in ascensore. Ah no, in ascensore volevi ancora far vedere il piano finché del si lavoro. Vede, finché si vede ve lo mostriamo, sì. Intanto che aspettiamo l'ascensore, vedete anche qui che c'è questo pannello che indica se... in che situazione è l'accesso, quindi in questo momento tutti possono entrare, quelli che hanno il permesso. Patrol vuol dire, ad esempio, c'è una situazione in cui bisogna entrare solo se necessario, magari c'è un'emergenza in corso di basso livello. Restricted quando invece è acceso, quindi proprio non si può entrare perché c'è la radiazione. Closed, fermo, invece nel caso in cui sia stato imposto la chiusura perché magari c'è un'emergenza in corso, quindi in verità non si può più entrare, ma si può solo uscire, ad esempio. Allora, prima di perdere la connessione vi mostro il piano del giorno. Vedete questo schermo dell'ascensore che ricorda a tutti cosa sta succedendo oggi. Quindi, ad esempio, vedete, martedì 11 maggio, oggi queste tre fette sono chiuse, questa fetta aperta, noi siamo andati esattamente qui e abbiamo visto che queste due fette erano chiuse. E ad esempio, vedete, oggi bisogna installare i cavi in questa parte qua, bisogna fare un test di aperti in questo punto. Non so, magari dei sistemi di controllo, eccetera. Quindi bisogna seguire un piano giorno per giorno in modo tale che alla fine del periodo di manutenzione riusciamo ad avere tutto pronto. Direi che possiamo salire. Io perderò la connessione tra poco e ci vediamo in sala di controllo. Okay, ci vediamo in sala di controllo. Ci sono due domande. Allora, la prima, forse Andrea sa rispondere meglio di me, trovano un importante ruolo i computer quantistici nel CERN. Allora, devo dire che sono sotto studio, li stiamo studiando, si sta cercando di applicarli alla ricostruzione delle tracce. Forse Andrea tu ne sai un po' più di me, ma non li abbiamo ancora effettivamente in uso, però stiamo imparando a usarli, stiamo cercando di capire come usarli. Andrea, sai dire qualcosa di più? No, esatto. Ci sono diversi gruppi, sia con sede al CERN, sia fisici, ingegneri che collaborano con il CERN, che ci stanno studiando, però non abbiamo ancora un'applicazione pratica. È un po' come dicevo questa mattina, quando si sono costruite le prime valvole che poi si sono trasformate in transistor, che si sono trasformate nel laptop che state utilizzando in questo momento. Siamo ai primi passi in questa nuova tecnologia. Sì, non si sa ancora bene come utilizzarli e non è detto neanche che si potrà, però siamo ancora agli studi. Invece poi c'è una domanda che io proprio mi dispiace non so rispondere. Cosa ne pensate del reattore a fissione nucleare con acceleratore di particelle, il Rubiatron, il reattore di Carlo Rubbia? Io questo proprio non lo so. Ammetto la mia ignoranza. Non lo so se Davide sa qualcosa. Davide, sai... Ma del... In verità, vi ho risentito da poco. In verità no, io questa non mi manca, non la conoscevo. Ti prendi impreparato, Simone. Impreparato. Ora appunto usciamo di nuovo, facciamo uscire prima il cameraman. I think you can go first if you want. Ma the token.
Adesso la sala di controllo in superficie. All'inizio, quando si facevano, quando proprio si è montato per la prima volta il rivelatore, si è cercato di far funzionare, la sala di controllo era sotto. Era sotto perché proprio nel piano dove siamo dove Davide è arrivato nella seconda caverna, perché in quel modo era facilmente tutte l'elettronica, tutti i cavi, tutti i rack erano facilmente raggiungibili. Ma non appena appunto si è riusciti a far partire il rivelatore, che si fosse la comprensione maggiore era stata acquisita, si è spostata la sala di controllo su, perché sotto, come vi diceva Davide, a parte appunto che 600 metri sottoterra non è mai piacevole, però c'è un rumore di fondo molto sgradevole. Difatti la gente che lavora tutto il giorno sotto, in genere appunto possono lavorare tra le 7 del mattino e le 7 di sera, mettono i tappi alle orecchie, perché questo brusio continuo dopo un po' è veramente sgradevole. Se vai così un'oretta come siamo andati noi adesso, lo puoi fare, ma di più allora, non si può. Direi di mostrare ora la sala di controllo, visto che non l'abbiamo mostrata prima, visto che è anche un momento tranquillo. Rieccoci, ciao Chiara. Allora, questa è la sala di controllo e potete vedere che ci sono diverse postazioni con tantissimi schermi diversi. Più importante è la persona che in turni di ore si sente molto male. Vi rispingo a fare tutte le domande che volete. Qui abbiamo talmente gente che vive a CMS a cui potete fare domande. Abbiamo il technical shifter, lo shift leader e diversi responsabili poi per diversi ruoli, ad esempio il trigger shifter, che è quello che tiene sotto controllo il trigger, cioè il sistema che ci permette di selezionare gli eventi. Questo è bellissimo. Questo è un raggio cosmico che è passato attraverso CMS, c'è anche scritta la data, oggi pomeriggio all'1:30. Quindi anche in questo momento, anche se avete visto che è tutto aperto, stiamo lavorando, ma comunque alcune parti sono accese, continuiamo a fare dei test e riveliamo dei muoni che passano, perché comunque, come diceva Andrea stamattina, ogni secondo ci attraversa un muone per centimetro quadrato circa, poi ha diverse energie, però comunque questo è il rate, quindi noi li vediamo, vedete, questo è un bellissimo muone che ha attraversato CMS. È anche energetico questo muone, perché non c'è il campo magnetico, esatto. Che scema. Eh sì, perché in genere non li vediamo comunque curvare, invece se vanno dritti vuol dire che sono muoni molto energetici. Fisici lavorano nella sala di controllo o scendono spesso anche in caverna? Dipende, nel senso che quando stiamo prendendo dati siamo tutti su, e si segue la presa dati dalla sala di controllo, e solo in casi appunto che c'è qualche rack che ha un problema, qualche cavo, qualche canale che si spegne, che si scende sotto, ma si va sotto nella caverna di supporto, non nella caverna dove c'è l'esperimento, in quella non si può assolutamente andare. Invece quando non si sta prendendo dati, in genere si lavora anche attorno al rivelatore, per cui c'è sempre
ci sono sempre dei gruppi che lavorano sotto nella caverna attorno al rivelatore, possono anche lavorare nella caverna di supporto appunto attorno all'elettronica, e poi ci sono anche comunque sempre dei gruppi qua sopra che controllano che tutto sia, che stia funzionando correttamente. Ci sono dei turni, anche in questo periodo ci sono dei turni 24 ore su 24, proprio perché parte del rivelatore è acceso, quindi bisogna che ci sia un controllo continuo. Sì, esatto. Poi in genere, in situazioni non Covid, quindi in situazioni normali, no, quando c'è il rivelatore acceso ci sono 5 persone presenti, non solo 2. In questo caso invece siamo a... quando dobbiamo fare dei test in genere 2 persone sono presenti, le altre 3 sono da remoto, quindi lavorano su, se volete, da Zoom, in modo tale da comunque avere una sala, un control room shift, nel senso un turno di persone comunque lavorano insieme, ma anche da remoto, perché sapete, insomma, la situazione del Covid ha comunque influenzato anche noi, ma dobbiamo continuare a fare i nostri test per essere pronti per l'anno prossimo. Vediamo un po'. Il superconduttore che abbiamo visto prima e che opera ad un Kelvin, di che materiale è fatto? Quindi il superconduttore del magnete. Su questa non sono sicurissimo. Non so se è niobio. Come... dovrebbe essere niobio titanio. Come credo, sì. Perché il materiale conduttore che è stato scoperto, appunto, che lavora bene a basse temperature in regime di superconduttività, è appunto il niobio, che all'aspetto si potrebbe dire come un alluminio a vederlo. Ringraziamo il nostro cameraman che appunto... grazie mille. E Andrea, dicevi che il nostro è niobio e titanio? Niobio titanio dovrebbe essere una lega, sì. Ok, guarda quella dopo che io... aspetta, se allora, mi metto sì. Gli occhiali, ma si sì, affannano. Sì. Ogni volta che fate un esperimento, utilizzando sempre più energia, è come fare un viaggio nel tempo verso il Big Bang, e perché vedete... virgola, perché vedete come si crea la materia? Sì, 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 no. Sì, 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 sì. No. Allora, prima di tutto, ogni volta che facciamo avvenire una collisione, quindi in questo senso facciamo un esperimento, cioè ogni volta che avviene una collisione, in un certo senso ci avviciniamo al Big Bang, nel senso che creiamo delle condizioni di energia collimate in un punto molto piccolo, che erano sicuramente più vicine al Big Bang rispetto alla situazione normale dello spazio e dell'energia. In che senso? Chiariamo, e allora attorno a noi è pieno di atomi e molecole che sono stati energetici abbastanza bassi, nel senso hanno formato questi sistemi condensati, le molecole, gli atomi, e non abbiamo, a parte i muoni cosmici che appunto si generano perché arriva il vento solare, che è un'interazione, sono delle particelle molto, molto energetiche, interagiscono con l'atmosfera e quindi si crea una cascata di particelle energetiche, che per il resto, se tu lasci un sistema fisico lì nello spazio, lui cerca di come si dice, tutte le particelle instabili decadono, e quindi a un certo punto ci si ritrova con elettroni, protoni, nuclei, atomi. Quindi sì, se noi invece condensiamo energia e la facciamo collidere, in quel punto è come se andassimo dietro nel tempo, perché è come se creassimo una condizione fisica presente vicino al Big Bang, quando invece noi ipotizziamo che tutta la massa, l'energia, fosse concentrata in un solo punto, quindi anche lo spazio stesso è concentrato in un solo punto, diciamo, qua mi perdete un pochino nel senso sulla cosmologia, però era tutto concentrato in un solo punto e quindi era l'energia molto concentrata, non c'erano sicuramente gli atomi, ma c'erano, dovrebbero esserci le stesse particelle che vediamo anche noi in un formato molto energetico, quindi sì, è un po' come avvicinarsi al Big Bang. Allora, per esempio, si dice che lì, si dice proprio brutto, i conti in astrofisica e in geologia stimano che il campo di Higgs sia stato, diciamo, formato e abbia pervaso l'universo 10 alla meno 12 secondi dopo il Big Bang. Quindi significa un milionesimo di secondo dopo il Big Bang. Quindi noi, nel momento in cui abbiamo, cioè a queste energie, quando abbiamo scoperto il bosone di Higgs, è come fossimo andati indietro nel tempo fino a una frazione di secondo dopo il Big Bang. Scusate. Ok, anche questa. E perché vedete come si crea la materia? Sì, in quel senso, sì, la materia nel senso, sapete, E è uguale a mc quadro. Quindi quando noi accumuliamo energia, in verità accumuliamo anche materia, nel senso che possiamo creare particelle che hanno una massa,
quindi se le particelle hanno tot massa, noi dobbiamo accumulare quella stessa quantità di energia per poterle produrre, se no ci manca dell'energia e non si creano, nel senso. Quindi se hai bisogno, se vuoi creare un bosone di X che ha 125 GeV circa, hai bisogno di mettere insieme nello stesso punto con una collisione 125 GeV almeno di energia, in verità un po' di più, così poi compensi per sì, le... insomma, dipende dalla reazione. Esatto, poi dipende dal tipo di processo fisico che vuoi vedere. Come è stato scoprire il bosone di X? Ci puoi raccontare? Allora, io avevo la vostra età, probabilmente, quando è stato scoperto nel 2012. Sì, io nel 2012 ero al quarto anno del Maironi da Ponte. Tra l'altro, sì, volevo, non ci siamo letti prima, ma anch'io vengo dalle vostre zone. Sono liceo scientifico al Maironi da Ponte, poi sono appunto andato all'Università di Milano Bicocca a fare fisica e ho fatto triennale magistrale di fisica e poi adesso il dottorato. Quindi non diciamo come è stato scoprire il bosone di X, sicuramente molto bello, forse Chiara può beh, dire, o Andrea eravamo presenti, molto di più. Io e Andrea eravamo presenti non soltanto presenti perché eravamo qua, ma perché abbiamo lavorato proprio all'analisi che ha portato alla scoperta. E quindi insomma abbiamo proprio prima studiato come con i Monte Carli come ottimizzare le analisi per poter osservare questa particella nel caso fossimo riusciti a produrla, e poi nel momento in cui abbiamo iniziato a prendere dati abbiamo analizzato i dati fino al giorno in cui avevamo una statistica sufficiente da poterla osservare. Allora, quello che abbiamo fatto essenzialmente è stato il primo anno di presa dati essenzialmente è servito a capire dove non ci saremmo aspettati, dove non era il bosone di Higgs. Abbiamo escluso già tantissime regioni di massa dove il bosone di Higgs, quindi non sapevamo che non poteva esserci. E era rimasta un piccolo intervallo di massa dove si pensava il bosone di Higgs avrebbe potuto esserci. Allora, in quel momento lì, per non rischiare di fare degli errori proprio di, come si dice, dei bias in italiano, dei pregiudizi, abbiamo deciso di non guardare i dati, ma di soltanto lavorare nell'analisi, ottimizzare l'analisi. A un certo punto, quando abbiamo avuto le analisi pronte e avevamo raccolto una quantità di interazione protone-protone che secondo i calcoli teorici ci avrebbe permesso di vedere il bosone di Higgs, abbiamo deciso di guardare i dati tutti insieme, quindi abbiamo girato sui dati e abbiamo guardato tutti quanti insieme ai dati e abbiamo appunto visto che effettivamente veniva prodotta una particella che non avevamo mai visto prima. Allora, per me è stata l'emozione più intensa della mia vita, nel senso, vabbè, per me è stata la prima e l'ultima non lo so, comunque la prima scoperta che ho fatto nel campo scientifico, ed è stata una cosa veramente intensissima, cioè dall'emozione io non sono riuscita a dormire per una settimana, ero stanchissima perché avevamo lavorato come dei matti per mesi o per anni addirittura, ma comunque non riuscivo a dormire perché non riuscivo a credere che effettivamente infine dopo anni e anni avevamo finalmente trovato la particella. Per me, Andrea è molto più giovane di me, per me significavano quasi 20 anni di lavoro perché avevo iniziato a cercare l'X già dal 95 negli esperimenti precedenti. E poi la cosa più dura, e questo è stato il 15 giugno del 2012, e poi la cosa più difficile è stata, cioè oltre a scoprire l'X, la cosa più difficile è stata mantenere il segreto, perché bisognava non dire niente a nessuno fino al giorno in cui si decideva di rendere la notizia pubblica. Per cui per 2 settimane abbiamo dovuto fare finta di niente e cercare di non sorridere quando andavamo in giro per i corridoi. Questa è stata la cosa più difficile. E, comunque, quello che volevo dire, a parte queste cose personali, è l'aver scoperto l'X, per darvi un'idea della difficoltà che è stata, perché è stata veramente un'impresa molto, molto difficile. Allora, voi pensate a una piscina
pensate a una piscina olimpionica, quindi 50 metri di lunghezza, 20 di larghezza, 2 metri di profondità. Riempitela di sabbia. Ogni granello di sabbia di questa enorme piscina olimpionica rappresenta un'interazione protone-protone, proprio che avete fatto scontrare negli HC. Aver scoperto l'X quel giorno a metà del 2012 è come aver individuato 10-15 granelli di sabbia in questa piscina olimpionica diversi dagli altri. Quindi questo giusto per darvi un'idea di cos'è stato dell'impresa scientificamente difficile scoprire l'X. Ma parlo, quando inizio a parlare di questo io parlo troppo, no, quindi vi lascio parlare. No, ma direi che è molto motivante come, cioè, come racconto. Io, nel senso, non ho ancora, purtroppo, cioè, non ho ancora esperienza di scoperte da quando, nel senso, sono arrivato nell'esperimento, però io sono speranzoso sul fatto che qualche un po' cosa di fortuna magari entro nei prossimi 10 anni e magari qualche segno di nuova fisica o qualche crepa nel modello standard magari riusciremo a vederla. Diciamo, esatto, per parlare un po' della prospettiva futura, non c'è da pensare, come forse dicevamo stamattina, che dopo l'X la fisica precedente sia in un certo senso conclusa, ma anzi, nel senso, il bosone di X è stato misurato ed è stato, si è misurato che sia davvero il bosone di X, perché le sovrabità negli anni successivi sono state controllate, quindi corrisponde abbastanza a quello che ci aspettiamo che abbia come caratteristiche, ma non è l'unico modello. Ad esempio, potrebbero esserci più di uno del bosone di X, magari potrebbero essercene due molto molto simili che magari noi nella prima analisi non siamo mai riusciti a distinguere. Cioè, ci sono diversi modelli di fisica che vanno a estendere la nostra conoscenza attuale, e quindi noi siamo sempre alla ricerca di questo, quindi non siamo tutt'altro che, diciamo, finito il lavoro da fare. E poi non so se avete sentito le notizie molto molto recenti che sono state pubbliche a marzo, aprile forse, ad esempio i risultati dell'esperimento G-2 del Fermilab, in cui hanno misurato precisamente il momento magnetico del muone, ed è stato scoperto appunto che c'è una differenza tra la predizione teorica, cioè quello che la nostra teoria ci dice, e la misura di questa quantità che abbiamo fatto. Pensate che la differenza è piccolissima, davvero piccola, dell'ordine di uno su un milionesimo, qualcosa del genere. Comunque davvero molto piccola, ma la precisione sia della teoria che dell'esperimento è così grande che le due misure non sono compatibili, quindi c'è qualcosa che non torna, c'è un segno di nuova fisica. Mi pare che sia circa 4 sigma. Sì, dipende come dipende da come però viene calcolata, quanto la sigma, come forse avete già parlato, è un po' un numero che ti dice quanto sei sicuro di non sbagliarti. Non quando sei sicuro che sia vera l'ipotesi che cerchi, ma quanto sei sicuro che sia falsa quella che la tua ipotesi che di base. Nel senso, ad esempio, se la tua ipotesi di base è non c'è il bosone di X, 5 sigma significa che la probabilità che tu dica che esista il bosone di X, ma in verità il bosone di X non esista, è piccolissima. E quindi, come non so se avete già studiato Popper, ad esempio, mi ricordo che si faceva in filosofia a quinto anno, quarto anno, di ricordi confusi. La teoria scientifica attuale si basa sempre su questo concetto di falsificabilità più che di conferma. Cioè, noi non saremo mai soddisfatti, anche se adesso dovessimo trovare delle altre particelle nuove, ci sarà sempre qualcosa da cercare, se volete un po' sempre una spinta, no, per continuare. Perché possiamo solamente falsificare le teorie che abbiamo fino adesso. Cioè, in verità noi poi nel linguaggio comune diciamo che abbiamo scoperto l'X, quindi abbiamo confermato l'esistenza del bosone di X, ma solamente perché non abbiamo ancora trovato un'altra cosa che dica che il modello del bosone di X non sia giusto, essenzialmente. Non so se sono stato molto chiaro, sono un po' divagato. Però cioè, in questo momento, fino a che avremo nuove informazioni, il modello standard con questo bosone di X che conosciamo sembra essere la teoria che meglio descrive tutte le cose. Poi dopo magari si scopriranno nuove evidenze, qualcosa che non torna, e a un certo punto si scoprirà che in verità non era tutto sbagliato, ma che questa era solo una teoria a parte di qualche altra teoria. Funziona sempre un po' così, quindi non è che si butta sempre via tutto, è un po' come l'HC che gli acceleratori si costruiscono uno dopo l'altro in cascata, anche con le teorie fisiche più o meno funziona così. Non ci sono più domande.
Mi sembrava ce ne fossero, ma sono... L'abbiamo usate tutte. E abbiamo ancora un quarto d'ora, direi, no, Andrea? Saranno stravolti. Sì. Avendo fatto tutto il giorno, tutto il giorno che mettono domande. Dobbiamo... Ma nella masterclass avete scoperto qualche bosone di Higgs? Lo sapremo fra 15 minuti. Ah! Facciamo. Se no noi continuiamo a divagare, se no nel senso siete stanchi vi lasciamo andare. Pausa. Esatto. Se non avete altre domande, madonna per loro. Siamo... Sì, io sono qua dalle 7:15 stamattina. Ah beh, certo, anche per Chiara e Shift Leader, cioè Shadow. Se non ci sono altre domande, ringrazio le due guide d'eccezione di oggi che ci hanno permesso di andare a visitare dal vivo CMS. E anche gli inventori di questo... Ah no, la telecamera. No, you're right. No. They know us. Very Zoltan. Great work to support the visit. Ah, sì, ancora una domanda, guarda un po'. Ah, grazie per il racconto e un po' l'emozione che in piccolo provano i nostri studenti quando risolvono un problema nuovo, non standard, è vero? Esatto, è un po' così, è un po' come risolvere un mistero o un problema, che per me è sempre stata la cosa più divertente, no? Direi proprio di sì. A scuola, cercare di risolvere i problemi. È possibile che così sia uno stato di falso minimo energetico? In che senso? Beh, lo è, nel senso che l'X per definizione è un falso minimo energetico. Beh, non è a zero, ma è in un minimo. Insomma, è una domanda un po' complicata da... sì, è possibile, nel senso che l'X è un minimo, ma un minimo non a zero. Quindi questo già è un concetto un po' più complicato, quindi in qualche modo ti dice che il vuoto non è vuoto, ma c'è qualcosa nel vuoto. E falso minimo, cioè che ci sia un altro minimo. Sì, cioè che il potenziale non abbia questa forma, in quel senso forse può esserci. È anche quello che si può spiegare col tunneling, no? Il fatto che... E se l'universo non è stabile, non siamo in una forma non stabile, ma metà stabile o instabile, cioè instabile non siamo a seconda dei valori che abbiamo misurato fino adesso, metà stabile invece è ancora possibile, vuol dire che al di là di una barriera energetica c'è un altro minimo, quindi sì, è possibile. Sì, perché penso che Simone si riferisca al famoso potenziale a cappello messicano. Sì, ma quello è quello, sì, esatto. Però penso che lui penso come nuova fisica, sì. No? Quindi... Sì, può essere. Sì, no? Allora, appunto, il fatto che si chiama l'universo metastabile è ancora una possibilità aperta in base a tutte le misure scientifiche fatte fino adesso, che essenzialmente si basano... sulla massa dell'X, sulla massa del W e sulla massa del quark top. Sì, perché tutti i parametri che misuriamo non sono misurati singolarmente, ma essenzialmente una volta messi tutti insieme devono essere coerenti tra di loro. Questa è una cosa che usiamo spesso proprio per testare se sono coerenti tra di loro. Quindi cerchiamo di misurare le cose in modo indipendente, perché chiaramente se le misuri in questo modo si correlano, ma se riesci a misurare le cose in modo indipendente poi riesci ad avere dei test per vedere se le cose sono coerenti o no. Noi continuiamo a mettere alla prova questo modello standard, essenzialmente continuiamo a cercare di romperlo, essenzialmente di qualsiasi incoerenza cerchiamo di possa esserci, noi la andiamo a testare statisticamente, quindi non con delle opinioni ma con i dati e dei numeri, con delle probabilità. Quindi questo che vi raccontiamo in modo anche abbastanza divulgativo, in verità nella pratica si tratta di molte statistiche e matematiche, cioè questo è sempre da tenere in mente, nel senso perché spesso quando ci leggono magari solo testi divulgativi, magari un po' la fisica poi ci viene anche un po' raccontata in modo un po' astratto, no? Un po'... le entità che ci sono sembrano abbastanza metafisiche, invece alla fine noi tutto questo andiamo a misurarlo con dei numeri, con delle probabilità, con della statistica, quindi questo è sempre... bene ricordarlo. Quindi questo abbiamo risposto.
Direi che Andrea, dici tu. Non altro, ah, okay. Eccoci. Nel video introduttivo si è detto che il bosone di Higgs decadeva in due fotoni, ma nella prima parte di oggi si è detto che decade in quattro muoni. Com'è possibile? Bellissima domanda questa. Posso, vado sì, io? Sì, vai. Allora, è un po' anche la... Questa è interessante perché? Perché tutti i processi che andiamo a misurare sono di natura probabilistica, nel senso. Adesso non volevo fare il giro troppo largo, però essenzialmente voi sapete che la meccanica quantistica ci ha un po' insegnato che le cose non si comportano sempre in modo deterministico, cioè quindi come nella meccanica classica, quindi se c'è una pallina, colpisce un'altra pallina, puoi fare il calcolo, le due palline andranno sempre in un certo modo a seconda di che velocità hanno. Nel mondo quantistico, quindi nel mondo infinitamente piccolo, le cose invece avvengono con una certa probabilità, cioè magari ne possono accadere più di una, magari con probabilità diverse o con la stessa probabilità, cioè, ci possono essere più casi. E almeno questa teoria della meccanica quantistica, che non è ancora stata falsificata finora, mostra che tanti processi a questo livello avvengono proprio in questo modo, quindi in modo probabilistico. Quindi il bosone di X può decadere in diversi modi, e lo fa ogni volta che esiste un bosone di X, essenzialmente decade in un modo o nell'altro a seconda del caso, però non del caso casuale, nel senso del caso, nel senso con una certa probabilità in fotoni, con una certa probabilità in bosoni vettori, quindi in Z, che poi i bosoni di vettori decadono in coppie di muoni, quindi è per quello che alla fine abbiamo quattro muoni, ma essenzialmente quello che noi andiamo a misurare, ed è proprio il nostro interesse, è la probabilità con quanto decade in fotoni, la probabilità quante volte decade in Z, e tutti questi numeri in verità sono quelli che noi chiamiamo accoppiamenti, quindi un accoppiamento non è tanto che la probabilità per una particella di decadere, di interagire, quindi di decadere magari in altre due. Andando a misurare queste probabilità, andiamo anche a scoprire le proprietà del bosone di X. Quindi ogni volta che ce n'è uno può succedere una cosa o l'altra, con una certa probabilità, e noi andiamo a misurarlo. Quindi è perfettamente possibile, e anzi è quello che succede. E anche la stessa interazione tra i protoni, in verità. Quando interagiscono due protoni, possono avvenire tantissime cose. Non sempre, cioè non avviene sempre la stessa cosa, se no non avremmo costruito tutto questo apparato, ma ogni volta che si scontrano possono o magari interagiscono poco, quindi si solo deviano un pochino, oppure magari interagiscono un po' di più ed emettono un fotone che lascia un piccolo oggetto nel nostro rivelatore, una traccia, oppure si scontrano tanto e a questo punto magari viene generato un bosone di X o un bosone Z. Sì, la struttura interna. Esatto, quindi in verità è anche in questo caso si tratta di probabilità. E la probabilità chiaramente non è solo probabilità inteso random, è inteso che a seconda di diverse condizioni c'è certe distribuzioni di probabilità, ad esempio a seconda dell'energia è più o meno probabile che venga generato un Z, a seconda del parametro di impatto, cioè di quanto questi protoni si toccano vicini, cioè se sono lontani se sono, o si passano vicini, ha una certa probabilità che interagiscono in modo intenso o no. Chiaramente noi la nostra scienza è proprio quella che misura queste probabilità, essenzialmente. Che questa più o meno l'abbiamo risposta. La costruzione del Future Collider vi permetterà di fare di più rispetto. Cosa ci permetterà di fare di più rispetto a quello che facciamo adesso? Prego. Vai. In verità, tante cose. Sono tanti progetti anche per il Future Collider, non è un solo progetto. In che senso? Allora, l'HC è una macchina protone-protone, quindi ci permette di produrre tutti questi processi che vi dicevo, quindi tantissimi processi diversi, in modo non pulito, nel senso che ci sono anche tantissimi eventi che non ci interessano perché sono bassa energia, eccetera. E quindi è una macchina cosiddetta per fare scoperte, cioè in cui si provano tantissime cose per vedere se c'è qualche cosa di nuovo. Una macchina più precisa invece è quando si va, ad esempio, a fare una collisione elettrone-positrone. Quindi quando si scontrano elettrone e un positrone, si crea energia pura e si possono creare altre particelle senza che ci siano... diciamo, è un processo più conosciuto, più pulito che avviene all'interno della collisione. Quindi FGC c'è un progetto per renderlo una cosiddetta X-machine, cioè essenzialmente due fasci di elettroni e positroni che creano la giusta intensità e energia per creare tantissimi bosoni di X e permettere di studiare molto precisamente il bosone di X. È quello che è stato fatto da LEP, che è il precedente acceleratore, negli anni 90, quindi si creavano positroni e positroni per creare delle Z, e sono state create così tante Z che sono riuscite a misurarne qualsiasi proprietà in modo precisissimo. Poi chiaramente l'HC ha misurato ancora più dati, quindi ha una misura ancora più precisa. Quindi FCC potrebbe essere una macchina di precisione, oppure potrebbe a un certo punto convertirsi in una FCC
di nuovo protone-protone. Quindi di nuovo una macchina magari energie più alte, ma che sia meno pulita. Pulita non nel senso ecologico, pulita nel senso come qualità della collisione, no? Qualità più delle... macchina di scoperta, esatto, che di misura. Ma FCC, sì, non so se l'hai detto, sarebbe un tunnel sempre sottoterra di 100 chilometri, sì, di circonferenza, che partirebbe da qua vicino al CERN, andrebbe a passerebbe sotto il lago di Ginevra, sotto le arriverebbe vicino ad Annecy e tornerebbe sarebbe indietro. Davvero enorme. E quindi si raggiungerebbero energie per i protoni, penso 100 qua, te, no. Sì, sui 100 TeV, quindi 10 volte quelle di adesso, un po' meno di 10 volte quelle di adesso. E quindi questo permetterebbe di andare a cercare particelle di masse 10 volte più alte. Perché noi adesso non sappiamo sopra i 4 o 5 TeV, ma anche di meno, cosa c'è. Nel senso che non riusciamo a produrre collisioni... Vabbè, non riusciamo mai nelle code, diciamo, abbiamo pochi eventi che riescono ad accumulare più energia di 3-4 TeV. Questo perché quando i protoni si scontrano, è vero che il centro di massa è 13 TeV, ma... Non tutto il protone si sconta con tutto il protone, non so se avete vanno spiegato. Dentro il protone ci sono i quark, e in verità quello che noi facciamo collidere è un quark con un altro quark. Il quark ha una porzione dell'energia, e quindi non si riesce ad arrivare davvero a 13, si riesce ad arrivare a 4. E una cosa che abbiamo detto, magari non sapete, è interessante, è che come mai ci sono differenze tra l'energia che si riesce a raggiungere nelle macchine a positroni e nelle macchine a protoni, è che nel caso degli elettroni e positroni sono particelle leggere, quindi queste devi farle curvare per creare un acceleratore, perdi molta energia per un effetto che si ha quando si accelerano le cariche, le particelle cariche. Questo effetto dipende dalla massa, inversamente proporzionale alla massa, non solo le... inversa al quadrato, e quindi essenzialmente più la particella è pesante, meno energia perdi. Quindi l'elettrone e positrone devi fare una curvatura abbastanza larga, quindi un anello bello grande, in modo tale che ogni pezzo dell'acceleratore sembri quasi dritto, in modo tale che perdi poca energia nell'accelerarlo. Il protone invece, già adesso, l'energia che ci spende non è tanto per curvare il protone, ma è per tenere freddo e tenere i magneti accesi. In realtà quelli sono supercomputori, quindi una volta che l'hai fatti partire rimangono, poi tenere tutto freddo. Ma la curva in sé del protone non perde molta energia. Invece nel caso dell'elettrone la maggior parte dell'energia è mantenere l'elettrone curvato. Quindi se tu costruisci un enorme acceleratore c'hai anche queste considerazioni di cui tenere conto. Quale sarebbe il ruolo di avere l'effetto Compton nell'acceleratore? Quindi tra un elettrone persistente e un fotone, magari creandosi in una collezione particella antiparticella. Allora, sì, ci sono stati anche proposti degli studi proprio Compton, quindi adesso non so se capisco la domanda, quindi tra studi fotone e elettrone, e anzi si studiano questi effetti proprio per misurare con precisione, si studiano questi processi proprio per misurare con precisione l'energia dell'elettrone, quindi quando uno ha un fascio di elettroni, misura la sua energia proprio usando fotoni, cioè bombardandoli con dei fotoni. Sì, essenzialmente viene usato come tool l'effetto Compton. Poi quello che prima, appunto, in realtà prima quando acceleravamo elettroni e antielettroni, quindi e positroni, a particelle e antiparticelle. Avevamo scontri di particelle e antiparticelle dell'elettrone. Invece nell'HC si è deciso di accelerare protoni e protoni, quindi in senso orario e sia in senso orario che antiorario, perché effettivamente si volevano raggiungere luminosità molto alte, quindi numeri molto alti di particelle dentro lo stesso pacchetto, e quindi lavorare con la materia era molto più semplice che lavorare con l'antimateria. Quindi si è deciso di fare comunque un acceleratore, un collider protone-protone, perché poi, come diceva Davide prima, l'interazione non è essenzialmente tra i due protoni, ma è tra i costituenti dei protoni, quindi è tra i quark, gli antiquark e i gluoni che sono all'interno di ogni protone. E quindi alla fine è abbastanza equivalente accelerare
protoni e antiprotoni, quindi fare un collider protone-protone rispetto a fare un collider protone-antiprotone. E se ci pensate, l'Higgs essenzialmente, che era quello che si cercava come, diciamo, goal primario, viene prodotto in un'interazione gluone-gluone, e quindi è assolutamente identico se il gluone ti viene da un protone o da un antiprotone. Quindi proprio per motivi tecnici difficoltà di lavorare con l'antimateria, si è deciso di fare un collider materia-materia. Prima, questa qua domanda l'ho letta ma non sono sicuro di aver capito. Prima di mostrare il rivelatore abbiamo detto che è stata usata una tecnologia diversa che produce un campo magnetico differente rispetto ad altri rivelatori dell'HC. Per quale motivo è stata fatta questa scelta? Allora, la configurazione dei magneti. Vuoi dirlo tu? No, prego. Allora, CMS ha fatto una scelta, diciamo, più standard, quindi un magnete superconduttore, un solenoide, quindi c'è la corrente che circola attorno al cilindro e questo crea un campo magnetico che essenzialmente è dentro al cilindro, quindi tu fai il cilindro per così e la corrente passa, insomma, esatto. parallela al fascio, poi il campo magnetico va parallela al fascio e poi il ferro rosso che avete visto fa chiudere le linee del campo magnetico al di fuori del cilindro. In questo modo si ha che le particelle vengono curvate molto bene essenzialmente nella parte centrale e nella parte lungo il fascio vengono curvate maggiormente, nella parte lungo il fascio invece tendono ad andare verso l'avanti. Abbiamo fatto questa scelta perché la fisica che ci interessa, che è la fisica di oggetti pesanti, perché noi cercavamo un oggetto pesante, l'Higgs, quando un oggetto pesante decade tende ad andare nella zona trasversa, quindi diciamo perpendicolarmente al fascio. Quindi a noi interessava misurare bene la parte più perpendicolare al fascio. Invece ATLAS voleva misurare l'altro esperimento, che invece ha scelto un toroide, voleva misurare essenzialmente bene in tutta la regione dal fascio in verticale fin dall'altra parte del fascio. Allora hanno scelto un toroide perché il toroide invece ti crea un campo magnetico che va con le linee attorno alla linea di fascio, mentre noi abbiamo le linee che vanno parallele alla linea di fascio, loro hanno delle linee magnetiche che vanno attorno alla linea di fascio. E quindi hanno dovuto costruire questi toroidi, quindi queste enormi bobine, però vuote, quindi in qualche modo leggere, che ti creano, messe tutte attorno, sì, per creare questo campo magnetico con praticamente le linee a ciambello. Mi sono spiegata bene, perché le mani... Ma e poi è anche importante notare una cosa, che appunto i due esperimenti sono costruiti diversamente, apposta, non perché vogliamo fare le cose diversamente, ma quello è stato forse una battaglia più proprio perché c'era un gruppo di Atlas che aveva questo sogno di fare un mega magneto, un toroide, ed è riuscito a convincere la collaborazione a fare un toroide. Ma in qualsiasi caso è bello anche averlo diverso, in modo tale che quando poi fai gli esperimenti puoi avere misurato delle cose in modo completamente diverso, quindi il caso che in verità non abbiamo ben capito magari come si sposta le particelle in un certo campo magnetico, o che ci sia qualcosa di specifico nel fatto che passano in quel modo, avendo fatto due campi magnetici diversi. Uno può, adesso questo è stato, no, sto ipotizzando una cosa che non è molto... il fatto che i rivelatori fine sono estremamente diversi, e quello è molto importante, perché hai completamente due misure completamente indipendenti stesse quantità, quindi questo è molto importante. Poi il fatto, per esempio, che CMS misura benissimo i muoni, quindi ha una misura dei muoni che Atlas non riesce a avere, viceversa loro, proprio perché hanno deciso di fare un toroide, hanno avuto più spazio per metterci una calorimetria più importante, loro riescono a misurare meglio i jet e automaticamente i neutrini, cioè tutto quello che perdono.
quindi in qualche modo siamo diversi e complementari, che questa è una forza per il risultato combinato. Esatto, noi abbiamo il calorimetro elettromagnetico fatto con i cristalli, quindi molto preciso per misurare le interazioni fotoni-fotoni. Loro invece hanno un calorimetro, ma diciamo il nostro è così bello, però pian piano si rovina, perché questi cristalli assorbendo radiazione perdono qualità, diciamo, man mano, quindi nei prossimi 20 anni man mano si rovinerà sempre di più, mentre ad esempio Atlas è partito con una risoluzione più bassa, quindi con un rivelatore a gas per gli elettroni, argon liquido, e diciamo con una performance costante, perché nel loro caso basta cambiare l'argon, però più bassa della nostra, quindi diciamo il nostro calorimetro è stato molto utile per scoprire X in gamma gamma, ma nel tempo però perde qualità. Sì, però per esempio noi misuriamo meglio l'energia, loro misurano meglio la posizione, l'asse, la direzione del fotone, perché riescono a misurare in 3D, mentre noi invece misuriamo. Diciamo, vedete che sono strutture diverse per appunto anche avere risultati complementari. Però entrambi hanno visto le stesse cose, cioè l'uso di X è stato visto da entrambi nello stesso modo. Sì, perché se vedevano due uso di X diversi, a un certo punto uno e due aveva sbagliato. E per quello che era importante non dire niente a nessuno e star zitti, mantenere il segreto, perché le due misure dovevano essere assolutamente indipendenti una dall'altra. Direi che abbiamo finito le domande e anche il tempo, quindi se andrei d'accordo vi saluteremmo e interromperemmo il... Possiamo interrompere la registrazione, direi. Andrea, esatto. Vi salutiamo. Sì. E per gli studenti ci ricolleghiamo alla stessa stanza di stamattina. Ciao a tutti. Ciao, grazie mille. Ciao.